Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, buona ripresa ai colleghi che sono collegati da remoto ai fini della formazione e benvenuti ai nostri ospiti relatori di oggi che sono in parte da presenza, in parte da remoto e quindi innanzitutto salutiamo quelli in presenza, quindi la collega Laura Gentili, il collega Donato Nitti, il collega Alessandro Botti e il collega Fabrizio Caraffa. E poi da remoto sono collegati Silvia Dragotta, collega del Foro di Catania, Oscar Regnani, il direttore generale di Rete Impresa di Confindustria, il dottor La Rotonda, e il presidente di CTS Assinrete, il dottor Arturo Lavalle. Poi sono presenti, a breve ci raggiungerà la consigliera Irma Conti ed è presente Giuseppe Cavuoti, consigliere di Avvocati per il Lavoro, il quale poi dopo questa breve introduzione di saluto coordinerà un po' i lavori e modererà questo evento formativo. Il tema è di assoluto rilievo sia giuridico, mi permetterei di dire anche economico, vista l'allocazione delle risorse che in questo momento riguardano il settore del green e quindi la transizione ecologica, vista la dedica addirittura di un ministero specifico su questa tematica, e quindi mi fa particolarmente piacere che l'Ordine degli Avvocati di Roma inizi questa ripresa di stagione formativa post-estiva con un tema così di assoluta attualità. Ecco, ci ha raggiunto nel frattempo Irma Conti, vi aveva annunciato che sarebbe arrivata fra pochi istanti. Quindi do subito volentieri la parola al collega Giuseppe Cavuoti, che ringrazio per aver fatto un po' da coordinamento e per moderare questo panel di interventi, e buon lavoro a tutti i relatori. Grazie Presidente, ancora una volta ruberò pochi secondi, ancora una volta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dimostra una importante, straordinaria sensibilità su temi che sono di evidente attualità. E così continuano le interferenze interdisciplinari e le contaminazioni fra diversi professionisti che vengono da diversi fori e questi si confronteranno su un tema evidentemente di estremo e attuale fine strategico, direi, per il Paese. In epoca di tutela dell'ambiente, di economia circolare, di Green Deal Europe, di transizione ecologica, anche in ottica di PNRR, insomma, cominceremo a fare delle riflessioni che spero siano utili, interessanti, di approfondimento e di confronto. Inoltre, come diceva il Presidente, giustamente, ci sono veramente molti denari in quello che si immagina e si paventa possa essere veramente una rivoluzione green che riguarderà e che riguarda noi, ma che riguarda e riguarderà essenzialmente le generazioni future. Un cambio di passo, una nuova visione del Paese, un'occasione evidentemente da non sciupare. A questo punto iniziamo con una serie di istantanee sul Green Deal Europe e quindi lascerei la parola all'avvocato Silvia Dragotta. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anzitutto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avvocato Antonio Galletti, il Presidente della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando, Professore Bolognesi, naturalmente l'Avvocato Cavuoti per questo gradito invito, anche se a distanza mi avrebbe fatto piacere essere lì e potervi appunto salutare con l'enfasi della mia terra. E lasciatemi dire proprio che il tema che trattiamo oggi è, oltre che interessantissimo, interessa non soltanto il mondo del diritto, ma direi un po' tutti, proprio per i temi che vengono trattati. Cos'è il Green Deal europeo? Il Green Deal europeo è anzitutto la risposta proprio dell'Unione Europea ai cambiamenti climatici. Nonostante proprio gli allarmi sulla precarietà appunto dell'equilibrio del nostro pianeta, che erano già stati segnalati nei protocolli per l'ambiente di Rio, di Kyoto e in ultimo Parigi, appunto firmato da 193 paesi, molti di quegli obiettivi sono risultati irrealizzati. Gli ultimi dati
proprio riportati da importanti scienziati proprio attestano un cambiamento senza precedenti e per alcuni versi anche irreversibile. Concentrando la nostra attenzione su quello che è la situazione in Europa, la relazione di il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico attestano un incremento dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi e un aumento della temperatura di 2 gradi che avrà effetti critici sia per la natura che per le persone. Quindi l'Unione Europea si pone un problema che è quello dei costi enormi che potranno derivare appunto da questi cambiamenti climatici, così come la capacità di produzione alimentare. E quindi possiamo dire che i cambiamenti climatici sono veramente la sfida della nostra epoca, che però può portare effettivamente a costruire un nuovo sistema, un nuovo modello economico. Da qualche anno proprio l'Unione Europea ha adottato una legislazione ambiziosa che coinvolge proprio molti settori in questa direzione. Basti pensare che alla fine del 2017 l'Unione Europea aveva già ridotto quelle che erano le emissioni di gas serra, effetto serra, di quasi il 22% rispetto ai livelli del 90, anticipando di un triennio quelli erano gli obiettivi che erano stati fissati per il 2020. Dicembre 2020, alla luce dell'impegno dell'Unione Europea di aumentare appunto questa ambizione nel senso del green, sono stati individuati dei nuovi parametri. L'obiettivo appunto dei leader dell'Unione Europea è quello di portare una riduzione appunto interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% del 2030 rispetto ovviamente ai livelli del 90 e aggiungere poi a una Europa che possa essere effettivamente a impatto climatico zero. Cosa prevede quindi il Green Deal europeo o patto verde europeo? È un insieme di iniziative proprio politiche che si traducono poi in obblighi giuridici mirati a raggiungere una neutralità climatica entro il 2050. È un pacchetto di misure quindi per incentivare la decarbonizzazione in tutto il continente europeo. Riprendendo le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, potremmo dire che il Green Deal europeo ce lo dobbiamo immaginare come lo sbarco dell'uomo sulla Luna, dice la nostra Presidente, perché questo patto mira proprio a rendere l'Europa il primo continente ad aver raggiunto la neutralità climatica. Quindi come tradurre questo obiettivo in azioni concrete? Il Green Deal europeo fornisce appunto all'Europa un piano, una tabella di marcia per realizzare queste ambizioni in materia di clima, cioè riconosce quelle che sono appunto la necessità di un contributo di tutte le azioni e delle politiche dell'Unione Europea per un conseguimento di questa neutralità climatica che deve essere accompagnata da una legislazione appunto che sia orientata in questa direzione. Quindi la normativa europea sul clima, che è al centro del Green Deal europeo, traduce quegli impegni politici in obblighi giuridici e si articola fondamentalmente in azioni che possiamo raggruppare in 5 ambiti fondamentalmente. Il primo anzitutto appunto quello che abbiamo già esposto, che è il clima, cioè la neutralità climatica a cui appunto si mira. È stata promulgata quindi una legge comunitaria sul clima che non soltanto traduce appunto in obblighi e prescrizioni questa volontà, ma dovrà indicare anche la strada dei nuovi investimenti appunto ai paesi dell'Unione. L'energia. In questo ambito l'obiettivo è la totale decarbonizzazione del sistema energetico. Infatti a oggi la produzione e l'uso di energie è più del 75% legato alla produzione dell'emissione di gas serra. Quindi l'affrancamento del petrolio dal petrolio e dalle altre fonti fossili è il prerequisito proprio essenziale per contrastare questo cambiamento climatico. Settore costruzione è un altro dei punti nevralgici, perché il 40% del consumo energetico è da imputare all'edilizia, quindi costruire, ristrutturare gli edifici con tecnologie più avanzate permetterà appunto ai cittadini non soltanto appunto ridurre drasticamente i consumi energetici, ma anche appunto di beneficiarne in bolletta. Poi c'è il settore industriale. Oggi soltanto il 12% delle attività industriali appunto impiega materiali riciclati nel loro processo produttivo, quindi il Green Deal europeo dovrà incentivare queste innovazioni in tutti i settori industriali per realizzare appunto progetti concreti di economia circolare.
E poi c'è anche la mobilità, cioè i trasporti sono all'origine del 25% appunto delle emissioni di gas serra, quindi un'Europa più green non può che non può prescindere da forme appunto più sostenibili di mobilità pubblica e privata. È chiaro che solo per dare qualche spunto in merito all'obiettivo, le proposte promuovono la diffusione di combustibili rinnovabili, ad esempio come l'idrogeno, nell'industria, nei trasporti vengono previsti nuovi obiettivi, tanto che appunto ci sono anche delle previsioni di legislazione con tassazione nei confronti di quei paesi che non si adopereranno appunto per questa innovazione. Quindi, oltre all'obiettivo della neutralità climatica da raggiungersi entro il 2050, l'obbligo che viene giuridicamente vincolante a livello dell'Unione è quello appunto in materia climatica di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030. I prossimi compiti proprio della Commissione europea, che svolge in questo senso un ruolo di primaria importanza, sono quelli proprio appunto di proporre un obiettivo climatico intermedio entro il 2040, il che significa appunto che dovrà verificarsi all'interno degli Stati membri appunto quali saranno effettivamente le attività poste concretamente in essere. Spetterà pubblicare anche una previsione di bilancio indicativo dell'Unione appunto per il periodo 2030-2050, in cui vi sarà l'obbligo appunto nel bilancio di indicare quello che è il volume delle emissioni nette di gas che saranno emesse nello stesso periodo e l'istituzione di un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, che sarà ovviamente un organismo indipendente che avrà il compito appunto di fornire una consulenza scientifica e presentare le relazioni non soltanto in merito a quello che è l'andamento ma anche in maniera propositivo. Ora, per alcuni stati membri naturalmente il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 sarà più impegnativo che per altri. Sappiamo infatti che all'interno dell'Unione Europea alcuni stati dipendono maggiormente dai combustibili fossili o hanno industrie ad alta intensità di carbonio, quindi impieganti un numero poi significativo di persone, quindi con una ricaduta anche per quanto riguarda l'occupazione. L'Unione Europea quindi ha introdotto un meccanismo per una transizione giusta, definita così, per fornire un sostegno finanziario e di assistenza tecnica proprio ai paesi più colpiti da questa transizione. Quindi un meccanismo che contribuirà, lo anticipavate voi nelle premesse, a mobilitare almeno 65-75 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, e questo sia a favore di persone e comunità, agevolando appunto opportunità di lavoro, riqualificazione, migliorando l'efficienza energetica, sia le aziende, quindi incentivando investimenti nella transizione verso tecnologie a basse emissioni di CO2, e stati membri o regioni proprio investendo in nuovi posti di lavoro, nell'economia verde, nel trasporto pubblico sostenibile. Quindi una dotazione complessiva di circa 17 miliardi di euro da parte del Fondo per una transizione giusta, chiamato proprio Fondo per una transizione giusta, che sarà il primo pilastro del meccanismo. A questo dovranno associarsi poi dei cofinanziamenti nazionali e trasferimenti dei fondi europei di sviluppo regionale e Fondo Sociale Europeo. Quindi il meccanismo per la transizione giusta fondamentalmente sostiene investimenti in piccole, medie e nuove imprese, in ricerca e innovazione, in tecnologie energetiche pulite e riduzione delle emissioni, oltre che ovviamente riqualificazione dei lavoratori e assistenza alla ricerca dell'impiego. Si tratta di un'ambizione particolarmente onerosa, perché per il periodo di interesse si stima che l'ammontare degli investimenti che l'Unione Europea dovrà appunto mettere in campo si attesta intorno a un trilione, quindi 265 miliardi di euro complessivi annui dal 2020 al 2027 per cercare appunto di raggiungere l'obiettivo del 2030. Anche l'Italia non è rimasta ovviamente insensibile, perché oltre che ad aver aderito ha già posto in essere il 26 febbraio 2021, infatti il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge ministri per la riorganizzazione appunto di quella che era il vecchio Ministero dell'Ambiente, che è oggi Ministero della Transizione Ecologica, che ha appunto
non soltanto i compiti originari appunto del vecchio dicastero, ma anche proprio la finalità di raggiungere quegli obiettivi che noi come Stato membro dell'Unione Europea appunto ci siamo posti insieme agli altri. Quindi la transizione ecologica è quella che si sta iniziando a delineare anche nel nostro paese, con tutta una serie di normative che sono finalizzate appunto a intervenire in quei settori che sono appunto l'energia rinnovabile, l'industria sostenibile, la costruzione edilizia, l'agricoltura dal produttore al consumatore, eliminazione dell'inquinamento, mobilità sostenibile. E certo appunto che è un impegno che vede l'Italia come tutti gli altri stati membri coinvolte in prima persona, ma da cui potrà veramente discendere per l'industria europea una grande opportunità. L'Unione Europea in effetti si sta dimostrando con questa leadership, sta dando un esempio in materia di azione appunto per il clima grazie agli impegni assunti, ma non dobbiamo dimenticarci che in realtà l'Unione Europea rappresenta soltanto l'8%, quota peraltro in calo proprio per le iniziative poste in essere negli anni scorsi, delle emissioni globali. Quindi una politica interna ambiziosa non è sufficiente e l'Unione Europea si sta attestando per appunto quanto riguarda i cambiamenti climatici al centro di una politica esterna che vede da una parte la diplomazia climatica, quindi collaborando con altri partner globali a livello bilaterale, nonché con altre iniziative internazionali, perché appunto occorrono appunto finanziamenti per il clima e un sostegno finanziario per quei paesi in via di sviluppo. Quindi se da un lato questa maggiore ambizione in materia di clima richiederà una trasformazione dell'industria dell'Unione Europea, dall'altro dovrebbe permettere, e questo è l'auspicio che tutti appunto ci poniamo, una crescita economica sostenibile, posti nuovi di lavoro, benefici per la salute e l'ambiente e una competitività mondiale a lungo termine. Si tratta appunto di una iniziativa, di una ambizione sicuramente alta, ma non irrealizzabile, quindi bisogna guardare con ottimismo appunto a tutto quello che è già stato posto in essere. Quindi la premessa del Green Deal europeo e la normativa che è stata approvata a giugno fa assolutamente ben sperare. Io ho terminato, spero di non aver sforato. Grazie all'avvocato Silvia Dragotta, precisa e puntuale come sempre. E adesso ci spostiamo su un piano, più nazionale, chiedendo l'intervento a Fabrizio Caraffa sugli strumenti normativi e anche pratici proprio di tutela ambientale. Sì, grazie Giuseppe, grazie, anche io non posso fare a meno di ringraziarti per l'invito, così come ringrazio il Presidente Galletti del Consiglio dell'Ordine di Roma e chiaramente anche l'avvocato Riccardo Bolognesi di APL. Allora sì, dopo aver appunto, grazie alla collega Dragotta, inquadrato l'ambito europeo, andiamo a guardare alcune proposte normative e alcune applicazioni concrete in ambiti fra l'altro che hanno molte altre applicazioni, ma che però possono rientrare utili, possono essere utili anche appunto per quello che riguarda il tema che ci riguarda oggi, e cioè appunto la tutela ambientale collegata ovviamente al diritto. Parlerò quindi brevemente appunto di due di questi strumenti, che sono la blockchain e le società benefit. Sicuramente della blockchain tutti ne avremo sentiti parlare, è un argomento di cui effettivamente si parla molto ultimamente, e che per cominciare a introdurre questo tema possiamo appunto dire innanzitutto che la blockchain e le tecnologie che si basano su un'infrastruttura digitale a registri distribuiti propongono sostanzialmente nuovi modelli di funzionamento del sistema economico, in grado quindi di dare una nuova veste a concetti come la transazione, ma anche come la fiducia, e di costituire quindi un nuovo sistema di verifica e certificazione di processi, scambi, ma anche asset, quindi anche beni, basato sul raggiungimento del consenso distribuito. Proseguendo nella nostra esposizione, possiamo innanzitutto chiederci, anche per capire meglio,
quando è utile usare la blockchain. In linea di massima è utile usare la blockchain se si presentano tre condizioni. Innanzitutto se abbiamo una pluralità di soggetti coinvolti in un processo, in una decisione o in uno scambio. Secondo elemento, se questi soggetti hanno degli interessi eterogenei o anche, perché no, contrapposti. Per esempio, appunto, una vendita, sono interessi in concorrenza o anche in conflitto di interessi. Ed ecco che diciamo il giurista e l'avvocato in particolare comincia, secondo me, a entrare in un mondo che gli è familiare, parlando appunto di eterogeneità e di interessi in conflitto, proprio perché l'avvocato ha, diciamo, ha la vocazione appunto a tutelare l'interesse del proprio cliente e per fare questo si deve comunque confrontare anche con l'interesse della controparte. E poi infine il terzo elemento fondamentale, diciamo, per configurare una situazione in cui è utile la blockchain è proprio la mancanza di un'autorità centrale, in grado quindi di controllare i rapporti tra i soggetti e di creare quindi in un certo modo un clima di fiducia tra questi soggetti. Ecco, la normativa italiana, guardiamo brevemente la normativa italiana che ha introdotto già a partire dal 2016, anche qui ha recepito due nozioni fondamentali in questo senso, che sono quelle delle tecnologie basate sui registri distribuiti. Abbiamo accennato un attimo fa, diciamo che il registro distribuito è un po' il genus di cui la blockchain è una species. La blockchain, in altri termini, fa parte della famiglia dei registri distribuiti, delle tecnologie che si basano proprio su questo. E quindi il legislatore italiano, con l'articolo 8 ter, comma 1 del decreto legge numero 135 del 2018, un decreto semplificazione poi convertito con legge numero 12 del 2019, ha effettivamente definito le tecnologie basate su registri distribuiti, evidentemente per cercare di accogliere nell'ordinamento non solo la blockchain, ma anche altri strumenti che si basano sui registri distribuiti, quindi per dare una versione la più ampia possibile, e ha definito quindi queste tecnologie come appunto i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, decentralizzato su basi crittografiche, e in modo quindi tale che si possa consentire, sempre in via digitale, attività molto importanti quali la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti con chiavi crittografiche, verificabili da ciascun partecipante e non alterabili e non modificabili. Un altro concetto che è stato appunto introdotto da questa legislazione che citavo prima e che sostanzialmente segue la disposizione che abbiamo letto insieme, quindi comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto semplificazioni 2018, dice che si definisce appunto smart contract, che è, potremmo dire in termini generali, un codice informatico che viene tradotto in modo tale da poter assumere la forma sempre digitale di contratto. Ebbene, partendo diciamo da questa nozione, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di smart contract, definendolo come un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate appunto su registri distribuiti, e qui evidentemente è anche importante il raccordo con la disposizione precedente, sempre riferita alla famiglia dei registri distribuiti, e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Ecco, se queste sono le norme, le disposizioni sussistenti nel nostro ordinamento, al di là di quello che possono essere che può essere la fase attuativa di queste disposizioni effettivamente raggiunta nel nostro ordinamento e alcune questioni interpretative come per esempio la vincolatività dell'esecuzione, no? La cui esecuzione vincola automaticamente perché una certa parte della dottrina, direi minoritaria, ha pensato di poter trarre da
da questa espressione, quindi l'esecuzione che vincola automaticamente due più parti, addirittura di poter appunto trarre l'esistenza di un tertium genus di un dei contratti per quello che riguarda il perfezionamento, al di là quindi dei contratti consensuali e al di là dei contratti reali. Però credo che anche la disposizione sia abbastanza chiara, e chiaramente molti altri autori hanno anche detto che qui non si fa riferimento al contratto, ma si fa riferimento all'esecuzione del programma, dello smart contract, che è altro dal contratto, dall'accordo delle parti, con cui effettivamente le parti regolano i loro interessi. Può essere modulato in vari modi questo rapporto tra contratto e smart contract, ma comunque sono due entità distinte, quindi tenendo conto di questo si superano questi problemi interpretativi, secondo me. Presentiamo quindi, andiamo molto sul concreto a questo punto, presentiamo quindi un metodo di tracciabilità di blockchain sviluppato da due start-up attive nel bolognese in un settore particolare che ovviamente riguarda il tema che trattiamo oggi, che è la compravendita internazionale di scarti di produzione. Il problema di fondo in questo settore, ma direi non solo in questo settore, è la mancanza di fiducia tra i vari attori della filiera, cioè tra chi produce questo materiale di scarto, tra gli impianti di riciclo, tra i trasportatori, tra gli acquirenti e poi i venditori poi di questo materiale di riciclo, che è un po' questo la filiera appunto di questo particolare settore. Manca anche fiducia perché, essendo molto spesso un mercato internazionale, non si conoscono neanche questi attori, e quindi ne possono anche derivare truffe, problemi per la qualità dei materiali pattuita, eccetera. Ecco, vediamo che qui ci sono anche quegli elementi che vedevamo all'inizio, quindi eterogeneità di interessi tra più soggetti, ma che devono comunque collaborare insieme, e mancanza di un elemento centrale, di un soggetto centrale che ne possa controllare i rapporti, quindi rafforzandone la fiducia. E allora, diciamo, che cosa si propone da parte di queste due start-up del bolognese? Allora, in sintesi, quindi, l'azienda di riciclo riceve e prepara il lotto di materiale, quindi pronto poi per la commercializzazione di materiale riciclato. L'azienda stessa, quindi, procede a descrivere e a certificare alcuni elementi di questo materiale, come la provenienza, la quantità, la qualità, eccetera, e quindi li descrive, li certifica, nella piattaforma blockchain sviluppata dalle due startup. Ovviamente parliamo di un lotto di materiale che viene quindi così descritto e certificato in questa piattaforma blockchain. Il lotto a questo punto è quindi visibile agli acquirenti, ai emettitori, appunto anche internazionali, sulla piattaforma blockchain, e appunto una volta che è stato chiuso nel blocco, quindi l'informazione attraverso il raggiungimento del consenso distribuito, quella informazione viene condivisa da tutti e viene quindi certificata, e questa è una prima sicurezza quindi che hanno coloro che accedono a questo sistema, quindi gli acquirenti e i mediatori. Una volta poi trovato l'acquirente, anche la destinazione finale viene certificata in blockchain con il meccanismo simile di cui parlavo poco fa. E questa piattaforma, sempre secondo questo sistema, a questo punto genera un QR code, quindi un codice QR contenente tutte le informazioni di quel lotto che, ripetiamo, appunto, sono dichiarate e validate attraverso il meccanismo dei blocchi della blockchain, e quindi attraverso delle scritture, delle chiavi private crittografate e un meccanismo di hash. Quindi un particolare algoritmo che traduce una certa scrittura in un altro testo di scrittura predeterminato e che garantisce l'hash di chiusura con l'hash di apertura dell'altro blocco, la corrispondenza tra i due. Quindi questo QR code così formato viene poi stampato nell'imballaggio per la spedizione. Il destinatario convalida la consegna in blockchain una volta appunto che riceve il lotto, mediante la lettura del QR code stessa, sbloccando quindi la sottostante transazione economica e magari, perché no, pagando attraverso lo smart contract collegato. E il lotto quindi può essere riutilizzato in sicurezza. Ecco, la blockchain interviene quindi per certificare
sempre in linea generale, la complessiva tracciabilità internazionale del lotto, la provenienza del lotto, quindi da un determinato produttore con le sue caratteristiche, la quantità e qualità del materiale contenuto nel lotto, che è ovviamente anche questo un elemento molto importante quando si parla di riciclare questo materiale stesso, e il risultato è quello che si apporta una maggiore sicurezza ed efficienza alla filiera grazie a questa struttura digitale. Ricordiamo quindi in tal senso che, secondo lo stesso ministro Cingolani, il ciclo dei rifiuti e il recupero dei materiali sono due aree molto importanti per garantire la transizione ecologica e, secondo questa che potremmo definire, direi tranquillamente, una best practice, in blockchain è possibile effettivamente appunto rendere più sicura e più efficiente la filiera del riciclo e dei recuperi e del recupero dei materiali. Allora, esaurito questo primo esempio, appunto parlando di blockchain, mi avvio alla conclusione parlando anche in questo caso in sintesi della società Benefit. Anche qui sicuramente, cari colleghi, è un argomento che tutti noi conosciamo. Mi piace qui ricordare che le società Benefit sono nate nel 2010 negli Stati Uniti e oggi sono adottate dalla legislazione di molti stati federati statunitensi e non solo, chiaramente. Le società Benefit, in linea molto generale, nascono per contemperare, per bilanciare lo scopo di lucro tipico, diciamo, di ogni attività societaria con la creazione di un impatto positivo, definito anche beneficio comune, per la comunità in cui la società stessa agisce. Ecco, anche qui la normativa italiana ha recepito anche alcuni anni fa, devo dire, questo strumento giuridico, e lo ha fatto con la legge numero 208 del 2015, ai commi 376-384, per cui dal gennaio 2016 la società Benefit è stata quindi recepita nel nostro ordinamento. Secondo questa, la nostra normativa, appunto, la società Benefit nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue anche uno o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni, ma anche nei confronti, e questo forse è appunto il momento che ci interessa di più, ma anche nei confronti di territori ed ambienti. E quindi, mi avvio alla conclusione, il beneficio comune consiste quindi proprio nella creazione di un effetto positivo, un impatto positivo o nella diminuzione di effetti negativi evidentemente già presenti, a beneficio di varie categorie possibili, di vari enti possibili, tra i quali senza dubbio rientrano anche la tutela e o il ripristino dell'ambiente e del territorio in cui appunto la società si trova ad operare. E alcuni poi elementi che sono appunto inseriti nella legislazione della società Benefit e che richiedono appunto che questa società indichi nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune da perseguire, che sia amministrata appunto, quindi viene ripetuto e specificato di nuovo anche nella legge che tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento del beneficio comune, e infine la relazione annuale che deve essere appunto allegata al bilancio sociale in cui si spieghi chiaramente perché e come si è perseguito il beneficio comune. Ecco, questi strumenti consentono anche di, di valutare positivamente, anche per quello che riguarda l'aspetto attuativo e la concretezza dell'impegno della società Benefit, e anche a guardare a questo strumento come un valido elemento, una valida categoria, un valido istituto giuridico che aiuti anche in questo caso a favorire la tutela ambientale all'epoca della transizione ecologica. Ho finito, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie all'avvocato Fabrizio Caraffa. E allora continuiamo questa analisi con la lente di ingrandimento e concentrandoci sulle recenti modifiche che il decreto semplificazioni e la relativa legge di conversione hanno apportato alla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale, buttando un occhio anche
a quello che si dice essere, no, gli impianti di fonti rinnovabili. Lascio la parola all'avvocato Laura Gentili. Buongiorno, grazie al collega Cavuoti, grazie al presidente Galletti e all'Ordine per l'invito ad intervenire in questo convegno con un tema così interessante. Nel tempo che abbiamo a disposizione mi piacerebbe un pochino illustrare, ovviamente non nel dettaglio, però in termini generali, le modifiche che il recente decreto semplificazioni, quindi il DL 77 del 2021 e la relativa legge di conversione, la 108 del 29 luglio, hanno apportato alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, con un focus su cosa? Sull'obiettivo, che è quello un po' di accelerare i procedimenti che portano alla valutazione di impatto ambientale, nell'ottica di semplificare l'iter autorizzatorio volto alla costruzione e all'esecuzione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, che definiremo per semplificare impianti FER. È importante infatti ricordare che nell'ambito dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli impianti FER, certamente la fase della valutazione di impatto ambientale rappresenta il momento un pochino più delicato e più articolato. Perché? Perché consiste in una valutazione degli impatti, come dice il termine stesso, degli effetti che i progetti e le opere sono destinate a realizzare sull'ambiente, sulla salute e in generale sul benessere del cittadino. Quindi è una valutazione molto articolata e complessa, volta anche a valutare laddove magari la valutazione sia in termini positivi eventuali misure che possano ridurre gli impatti che un'opera è destinata a produrre al momento della sua realizzazione. Tanto è vero che abbiamo spesso delle valutazioni positive con prescrizioni che devono essere poi eseguite nella fase di esecuzione dell'opera. La valutazione di impatto ambientale nel nostro ordinamento è disciplinata dal testo unico dell'ambiente, quindi dal decreto legislativo 152 del 2006, che è proprio il decreto maggiormente inciso dal decreto semplificazioni. Possiamo certamente in termini generali suddividerla in due macro categorie: una valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e una valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Fino ad ora la maggior parte degli impianti FER, fatta eccezione per gli impianti eolici con potenza superiore a 30 MW, ricadevano nella competenza regionale. Ed infatti con il testo unico dell'ambiente, l'articolo 27 bis aveva istituito il procedimento di autorizzazione unica regionale, che era il procedimento fino ad ora maggiormente utilizzato proprio, soprattutto per gli impianti fotovoltaici, la cui competenza era prima per la via quasi esclusivamente regionale, un procedimento unico nell'ambito del quale si realizzassero tutte le autorizzazioni in nulla osta, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, per ottenere l'autorizzazione unica finale. La prima grande modifica del decreto semplificazioni è stato spostare un bel pacchetto di progetti, che erano i progetti di impianti fotovoltaici superiori a 10 MW, dalla competenza di valutazione ambientale regionale alla competenza statale, per cui è stato modificato l'allegato unico del testo unico dell'ambiente, dove è stato stabilito che ricadono nella competenza statale tutti gli impianti fotovoltaici superiori a 10 MW. E questo è già un grande cambiamento, che vuol dire che per questi progetti non sarà più applicabile il procedimento autorizzatorio unico ai sensi del 27 bis e del testo unico dell'ambiente. Ma non è solo questo, perché spostare la competenza dalla regione allo Stato è stato un primo passo avanti per poi poter andare a modificare, e ci sono molte modifiche interessanti, anche la disciplina proprio della valutazione di impatto ambientale statale. Infatti adesso all'interno della macroarea della via statale dobbiamo suddividere due microaree: una che è la valutazione ordinaria, quindi la via ordinaria, e una via speciale che viene riservata a quei progetti, a quegli interventi che rientrano nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e che rientrano nell'ambito del PNIEC, quindi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Quali sono questi impianti? Per semplificare, è stato introdotto al testo unico dell'ambiente un allegato 1 bis, all'interno del quale noi troviamo elencati
quegli interventi che vengono ricompresi nell'ambito del PNIEC. Questo vuol dire che nell'ambito di questi interventi, laddove sia necessario richiedere una valutazione di impatto ambientale statale, bisognerà seguire una disciplina speciale che adesso vi andrò a grandi linee ad illustrare. Questa disciplina è stata in fase di attuazione perché ha previsto la creazione in realtà di nuovi comitati e di nuove commissioni. Infatti la prima modifica certamente di rilievo che riguarda la via statale è la creazione di una commissione tecnica PNIEC-PNRR. Ciò vuol dire che tutti gli interventi che rientrano nell'ambito del PNRR e del PNIEC, per i quali viene richiesta una valutazione di impatto ambientale, verranno sottoposti alla valutazione istruttoria di una commissione tecnica istituita ad hoc. Quindi è stata prevista una commissione di 40, per un numero massimo di 40 membri, che verrà dedicata esclusivamente a questo, e questo è un aspetto molto importante perché vuol dire che si stanno concentrando risorse ed energie per cercare di agevolare ed accelerare la valutazione dell'impatto ambientale, perché questa commissione sarà dedicata esclusivamente ad esaminare quegli interventi che rientrano in questa categoria speciale e quindi a accelerare certamente i tempi, almeno negli obiettivi, per ottenere un provvedimento finale. La commissione verrà nominata con decreto del MITE, durerà in carica 5 anni, rinnovabile una sola volta. Si avvarrà anche di un comitato tecnico e l'obiettivo è proprio quello di creare un'eccellenza nella professionalità che sia in grado in maniera spedita e costante di esaminare con tempi rapidi tutti i progetti. Sono stati stabiliti anche degli ordini di priorità dei progetti per la prima volta, cioè per la prima volta si dice che i progetti che devono essere esaminati con una certa priorità sono quelli che hanno un valore economico superiore a 5 milioni di euro e che possono avere una ricaduta in termini di occupazione superiore alle 15 unità di personale. Quindi, oltre al criterio temporale da sempre seguito nella priorità di esame delle richieste che vengono effettuate, è stato stabilito anche un criterio ulteriore per accelerare quei progetti che possono avere un maggior impatto sia in termini economici sia in termini di ricaduta occupazionale. Insieme alla commissione è stata istituita anche una soprintendenza speciale riservata all'esame delle problematiche ovviamente di tutela della soprintendenza di questi specifici impianti. Quindi sempre questi interventi PNIEC avranno l'ausilio di una soprintendenza speciale che si occuperà di tutti i problemi culturali, ambientali e paesaggistici che riguardano alcuni aspetti più legati all'attività della soprintendenza. Ma la modifica che forse è più interessante è quella che riguarda l'accelerazione dei tempi, perché certamente l'accelerazione dei tempi è un insieme di modifiche che hanno riguardato tutti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ma con specifico riferimento a questa procedura speciale dedicata agli interventi PNRR, quindi agli impianti da fonti rinnovabili, abbiamo per la prima volta l'individuazione di un termine massimo nell'ambito del quale questa commissione tecnica che si è istituita deve pronunciarsi sotto il profilo della tutela ambientale, e cioè 130 giorni. Quindi dal momento in cui viene presentata l'istanza, la nuova commissione tecnica istituita ha un termine di 130 giorni per pronunciarsi sulla valutazione di impatto ambientale. Quindi c'è stata anche un'accelerazione di tutti i tempi intermedi che non vi sto qui ad elencare, però la cosa interessante è che in 130 giorni questo procedimento deve chiudersi per poi consentire al Ministero della Transizione Ecologica nei successivi 30 giorni di adottare il provvedimento di via. Quindi ci rendiamo conto che se si considerano i tempi nei quali normalmente vengono adottati questi procedimenti, è chiaro che si intende perseguire un'accelerazione notevole della tempistica. E come
però si può rendere effettivo questa normativa. Sono state previste due cose, una che è di mero ristoro, nel senso che se non vengono rispettati questi termini vengono rimborsati al proponente il 50% degli oneri istruttori sostenuti, che non sono proprio pochissimi, come sappiamo quando si intraprende questo tipo di procedimento. L'altra invece è rafforzare il potere sostitutivo, quindi nel momento in cui la commissione tecnica non si pronuncia nei suoi 130 giorni verrà nominato un soggetto con potere sostitutivo che si pronuncerà nei 30 giorni successivi in sua sostituzione. Se il MITE non si pronuncia nei 30 giorni che gli sono stati conferiti successivamente alla valutazione della commissione tecnica, anche in questo caso avremo la nomina di un potere sostitutivo che si pronuncerà nei 30 giorni successivi. Quindi questo vuol dire che l'obiettivo è che in 160 giorni si arrivi ad ottenere un provvedimento di valutazione di impatto ambientale, sia esso positivo sia esso negativo. Quindi è un'accelerazione importante sotto questo punto di vista, che si sta cercando ovviamente anche di attuare proprio con questi strumenti. Ora vedremo quanto la Commissione la stanno costituendo, quindi ovviamente siamo un po' ancora work in progress, ma vedremo come riusciremo a effettuare queste previsioni. È importante precisare che chiaramente lo spostamento di questo importante pacchetto di progetti che prima ricadevano nella competenza regionale, che quindi potevano dar vita al provvedimento di autorizzazione unica regionale, adesso si sposta su un doppio binario, per cui tutti questi impianti dovranno rivolgersi allo Stato per una valutazione di impatto ambientale e poi di nuovo alla Regione per ottenere l'autorizzazione unica regionale. Ovviamente l'obiettivo è che i tempi quantomeno della valutazione di impatto ambientale in sede statale siano ridotti, in modo tale che poi l'autorizzazione unica, che resta di competenza regionale o nei casi di delega delle province, potrà dar luogo a tempi molto più ridotti ed ottenere un'accelerazione dei tempi. Questo nell'obiettivo chiaramente di rendere più efficace e più attuale possibile la transizione ecologica, che è l'obiettivo principale del Piano Nazionale di Resistenza e di Resilienza. Bene, grazie al collega Gentili. E io intanto mi corre l'obbligo di ringraziare le associazioni che sono intervenute in questo convegno, in special modo ad Ambiente Mare Italia, con la quale, rappresentata in questo caso dal Presidente e collega Avvocato Alessandro Botti, con il quale abbiamo iniziato un percorso virtuoso e di collaborazione anche con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che si è in qualche modo dimostrato come sempre sensibile a queste tematiche, peraltro con il PNRR, come hanno detto i colleghi fin qui intervenuti, sostanzialmente l'Italia diventa un po' comunque una protagonista del Green Deal europeo, con tanti soldi stanziati su queste tematiche. Si potrebbe dire anche che gli assi strategici afferenti l'ambiente sono proprio la transizione ecologica, la digitalizzazione, l'innovazione e l'inclusione sociale. Quindi, Presidente Botti, possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una rivoluzione green che avrà anche degli effetti sostanzialmente sulle responsabilità dei futuri e anche attuali giuristi e avvocati rispetto a un diritto dell'ambiente che si evolve momento per momento? Sì, io ringrazio te, Giuseppe Cavuoti, per l'invito e il Consiglio dell'Ordine, alla persona anche del nostro Presidente Antonino Galletti, che per me ha un senso in sé che un'associazione ambientalista sia stata invitata a un dibattito sulla tutela ambientale. Io sono un vostro collega del Foro di Roma, ma oggi cercherò di essere più presidente di questa associazione ambientalista per introdurre alcune suggestioni sul diritto ambientale visto dalla parte delle organizzazioni no profit. Come diceva Giuseppe Cavuoti, Ambiente Mare Italia investe innanzitutto sulla formazione, sull'educazione dei più giovani, ma anche sui rapporti col mondo produttivo. Non è un caso che Ambiente Mare Italia in questi 4 anni di sua vita ha concluso protocolli d'intesa con la Commissione Europea, con Industria Lazio, con Assoreti PMI e adesso anche con
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, perché secondo noi la tutela dell'ambiente nasce laddove nascono le motivazioni, i motivi di possibile inquinamento. La tutela dell'ambiente nasce dove nasce una condivisione di principi per la tutela dello stesso. Io ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto, ma io non farò un intervento tecnico, piuttosto io vorrei segnalare alcune emergenze dal punto di vista della tutela ambientale, del diritto ambientale, perché il diritto sappiamo che nasce sin dalla sua origine come un'attività intellettuale che vede nell'uomo il suo fine ultimo. Il diritto è un'attività che è volta a disciplinare quelli che sono i rapporti tra gli uomini, gli interessi personali, tutelare i diritti della personalità. Sicuramente il diritto per sua stessa natura ontologica è un'attività antropocentrica, e quindi questo sarebbe sufficiente per spiegare perché la tutela dell'ambiente è una branca del diritto che fino ad oggi è stata, dal mio punto di vista, un po' misconosciuta. Stiamo correndo tutti quanti sotto la pressione di organismi internazionali, quale l'Agenda ONU del 2030, adesso l'European Green Deal. Ho apprezzato molto l'intervento da Catania della collega di descrizione di quali sono le finalità dell'European Green Deal. Stiamo correndo tutti perché noi siamo stati abituati a interpretare il diritto dell'ambiente come un diritto di reazione, un diritto di impulso a una necessità urgente che l'ambiente ci pone. E invece abbiamo trascurato la reale finalità che dovrebbe avere questa branca del diritto, che è quello di essere una branca di diritto progettuale, programmatica, io direi quasi visionaria, perché deve indirizzare le scelte fondamentali del legislatore e dei suoi interpreti e di tutti i cittadini. Invece noi abbiamo sempre inteso l'attività, per esempio, del diritto urbanistico, una delle branche del diritto ambientale, come una regolazione delle prerogative dei proprietari dei fondi, oppure la disciplina sulla biodiversità e la fauna come una prerogativa per regolare un migliore sfruttamento del suolo agricolo. Ebbene, queste sono i classici interventi del legislatore senza una prospettiva. Diciamo che c'è un gap culturale, e questo gap culturale non risale molto indietro. Lo stesso legislatore costituente, che noi tante volte abbiamo elogiato per la sua visione, articolo 3 della Costituzione, della personalità individuale, sulle tematiche della libertà di religione, sulla pace, diciamocelo, in ambito ambientale non aveva quella sensibilità, e solo nell'ultimo decennio del secolo scorso abbiamo cercato di interpretare quel riferimento alla tutela del paesaggio di quell'articolo 9 come un qualcosa connesso col diritto ambientale. E anche lì, parlo di 20 anni fa, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale si sono pronunciati nel senso di dire sì, è diritto ambientale perché l'uomo ha diritto di vivere in un ambiente salubre, e rimettiamo l'uomo al centro di tutto, come giusto che sia, ma non partendo da una visione biocentrica della difesa degli habitat, ma sempre da una difesa antropocentrica del diritto alla salute dell'uomo e quant'altro. Ma questo purtroppo tutela l'ambiente molto limitatamente. Il pianeta può fare a meno di noi, noi non possiamo fare a meno del pianeta, e quindi la legislazione, secondo il mio punto di vista, deve migliorare sotto questo punto di vista. Porto un esempio che tutti voi avete portato, il PNRR. Il PNRR è sicuramente, massimamente, deve essere un intervento, come il decreto semplificazioni, di progettazione, di visione del futuro. Eppure in un paese come l'Italia, che ha quasi 8.000 chilometri di coste, i riferimenti che il PNRR ha fatto al mare erano zero, vi dico, neanche una riga. La parola mare non c'era nel PNRR. E il 67% delle risorse che l'Italia dovrebbe investire disconosceva gli 8.000 chilometri di coste e l'importanza della tutela del mare. Le associazioni ambientaliste, parlo non solo di Ambiente Mare Italia, Mare Vivo, Greenpeace, sono insorse, e si è introdotto un capoverso molto vago, modesto, pur di metterci una toppa. Ecco,
continuo a dire che questo ci dà il senso di un diritto che rincorre e non sa progettare. Io non voglio essere pessimista assolutamente, perché anzi non farei il presidente di un'organizzazione no profit ambientalista se non fossi massimamente ottimista. Io dico sempre, quando faccio gli interventi anche nelle scuole dove mi confronto con i ragazzi più giovani, che quando ero giovane si fumava nei cinema, negli aerei, poi abbiamo scoperto gli effetti del fumo nei luoghi pubblici e siamo corsi con una norma di riparo e di reazione a limitare il fumo. Quando eravamo bambini le nostre madri portavano il batuffolo d'olio d'oliva in spiaggia perché ci sporcavamo con il catrame. Poi c'è stato un trattato internazionale che ha imposto alle petroliere di non scaricare le scorie degli idrocarburi che c'erano nelle stive, e fortunatamente oggi le mamme non vanno più con il batuffolo intriso d'olio d'oliva. Ma ancora, per esprimere ottimismo, vi dico che abbiamo superato forse il problema del buco nell'ozono con un intervento legislativo di reazione. Ecco, io dico negli incontri pubblici, e mi fa molto piacere dirlo oggi davanti a tutti voi che come me applicate il diritto, che dovremmo interpretare i bisogni del pianeta, dell'ambiente, prima che l'ambiente si faccia vivo con noi, altrimenti rischiamo di subirne degli effetti. Non vorrei sentir dire che Fregene è sotto l'acqua e che le spiagge sono completamente immerse, vorrei cominciare molto prima di questo problema. Io ho fatto dei riferimenti alla legislazione passata, ma i problemi che io segnalo sono problemi in corso e addirittura problemi di sottovalutazione dei possibili interventi legislativi anche per il futuro. La plastica. Il problema della plastica è un problema attuale. Mi complimento con il presidente Galletti per i bicchieri che oggi abbiamo non in PET, però è difficile evitare le bottigliette in plastica. Ecco, noi consumiamo in Italia, primo paese in Europa per consumo di bottigliette di plastica, ogni anno 8 miliardi di bottigliette di plastica. Una bottiglietta di plastica ha una vita di biodegradazione di 1000 anni e recuperiamo la plastica al 22% del consumo. Il resto lo disperdiamo in ambiente o lo termovalorizziamo. So che sono dati che al mondo della produzione delle acque minerali, della plastica, questi problemi mettono paura. Però inevitabilmente dobbiamo affrontare questi problemi, come dobbiamo affrontare il problema delle batterie al litio, perché sin da ora sappiamo che sarà un problema, ma adesso siamo tutti assolutamente lieti di comprare la nostra macchina elettrica perché pensiamo di fare qualcosa per l'ambiente. Ecco, io vorrei una legislazione che guardasse più al futuro e guardasse al futuro con consapevolezza e con una visione di insieme. Non è un caso che la spinta alla transizione ecologica è data dagli organismi internazionali, perché ora il problema è che l'ambiente è stato sempre interpretato come una realtà che non ha una valorizzazione economica, non gli si può dare un valore economico perché è fruibile da tutti, mentre i problemi dei produttori, per esempio della plastica, riferendomi all'esempio che ho fatto prima, quelli invece hanno da perdere e quindi dobbiamo tener conto di quello. Questo è un problema che vedrà il diritto ambientale come rischia di vedere il diritto ambientale come un'attività umana vassalla, ancella rispetto alle problematiche economiche. Invece bisogna, dal nostro punto di vista, avere una visione che aiuti le aziende a convertire le proprie attività produttive. Dicevo che la spinta alla transizione ecologica ci sono dati dagli organismi internazionali, perché poi quando quelle finalità internazionali, legge European Green Deal, Agenda 2030, Parigi, Kyoto, vengono trasformati in atti normativi interni, allora si pongono i problemi dei rapporti con la realtà produttiva e il consenso elettorale conseguente. E per questo noi dobbiamo non escludere il mondo produttivo dalla transizione ecologica, ma coinvolgerlo in questo senso. Sono molto lieto di annunciare che forse primo accordo tra un consiglio dell'ordine degli avvocati e un'associazione ambientalista
penso firmeremo oggi con il Presidente Galletti questo protocollo d'intesa, perché io ritengo che noi avvocati abbiamo grossissime responsabilità per il futuro e negli interventi che prima voi rappresentavate ne ho visto già in nuce le potenzialità. L'avvocato deve essere in grado di usare gli strumenti, voi ne citavate altri, pensate alle class action, pensate al concetto di danno ambientale, usare quegli strumenti per essere motore del cambiamento, professionalmente motore del cambiamento. L'avvocato ha una responsabilità per creare idee, diffondere idee, l'avvocato ha una responsabilità che il diritto dell'ambiente, che sarà il diritto che caratterizzerà la vita nei prossimi 20 anni, non diventi quell'obbrobrio che è il diritto della previdenza sociale o il diritto tributario, che è viziato da tecnicismi, richiami normativi, non so se voi avete trovato agevole applicare quelle branche dei diritti, ecco, io non vorrei tra 10 anni trovarmi con un diritto ambientale che è stato non è uno strumento idoneo per l'interprete per essere applicato, appunto. In un libro bellissimo del 2012, si chiama The Imperative to Act, viene scritto come l'uomo ora è capace di fare cose che non è neanche capace più di comprendere. L'avanzamento tecnologico da solo si ripercuote sull'uomo, perché siamo in grado di fare cose sempre più lesive all'ambiente. Quindi c'è un gap filosofico, un gap culturale. Dobbiamo essere in grado di comprendere ciò che facciamo. E mi riferisco alla capacità del mondo produttivo e, per quello che ci riguarda, alla capacità di creare norme e applicare norme in maniera efficace per la tutela ambientale. Io vi ringrazio ancora per questo invito e spero che faremo moltissime cose insieme tutti noi. Grazie all'avvocato Alessandro Botti. E adesso lascerei la parola ad Oscar Legnani, che è sempre molto attento ai ragionamenti prospettici e a, come dire, scenari futuri. E quindi, avvocato Legnani, ci attendono sfide importanti per il futuro. Sì, buongiorno a tutti. Ci uniamo ai ringraziamenti ovviamente agli organizzatori di questo evento. In particolar modo ringraziamo la Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando e l'Associazione APL per la sensibilità, come ricordavi giustamente Giuseppe all'inizio, la sensibilità nel porre l'argomento è già un passo importante, questo argomento in questo confronto, in questo convegno, supportati ovviamente dall'Ordine Avvocati di Roma, quindi con particolare ringraziamento poi ai colleghi Avvocato Galletti, Avvocato Bolognesi e ovviamente all'amico Giuseppe Cavuoti. Nel nostro intervento parliamo un po' in generale di climate neutrality, altre volte declinato come decarbonizzazione, tentando di affrontare il tema di questo momento, della transizione tecnologica, ecologica, seppur diciamo un tema complesso e preoccupante, con un tono proattivo, diremmo quasi energico. Non ce la sentiamo di dire ottimistico, ci pare eccessivo, perché comunque si stanno accelerando inquinamento, surriscaldamento e tragiche conseguenze, però ci piace essere comunque proattivi ed energici, nel senso che abbiamo messo a punto un intervento nel quale cerchiamo di evidenziare le nuove sfide, in parte raccolte a livello normativo dai governi, dagli stati, le nuove sfide per gli imprenditori, in parte raccolte, come abbiamo avuto modo di constatare presso alcuni clienti, e ringrazio per l'intervento e per le parole del collega Avvocato Botti, anche le nuove sfide per i professionisti. In questo senso io ho il piacere di passare la parola alla collega e partner di studio Avvocato Pirovano, che è specificamente focalizzata sulla materia, per l'approfondimento di questi tre distinti paragrafi. Grazie Oscar per l'introduzione. Io entro un po' a gamba tesa sul cuore del nostro intervento, ma con l'obbligo di dover fare una precisazione immediatamente. Infatti, termini come neutralità climatica, neutralità carbonica, impatto zero, impronta di carbonio sono ormai talmente utilizzati da essere entrati nel linguaggio comune. Non esiste però tuttavia una loro definizione normativa né un'interpretazione univoca, anzi spesso sono utilizzati come sinonimi e intercambiabili anche se così non è.
In linea generale possiamo dire che raggiungere la neutralità o avere emissioni nette pari a zero significa raggiungere un equilibrio fra le emissioni generate direttamente o indirettamente e la loro rimozione, lo stoccaggio, l'assorbimento o la compensazione con un'equivalente quantità di gas. Quando si parla di neutralità carbonica ci si riferisce esclusivamente ai processi di neutralizzazione delle emissioni di CO2, quando invece si prende in considerazione le emissioni di tutti i gas a effetto serra, quindi oltre all'anidride carbonica, ozono, metano, protossido di azoto ed altri, si parla di neutralità climatica. Ma l'espressione sicuramente più conosciuta è impronta di carbonio ed è anche quella che crea maggiore confusione, perché diversamente da quanto si è portati a pensare, l'impronta di carbonio stima e misura le emissioni di gas a effetto serra, quindi tutti i gas a effetto serra e non solamente anidride carbonica, derivanti dalla realizzazione di un prodotto, dall'erogazione di un servizio, da un'azienda, da un sistema produttivo, e quindi valuta l'impatto di ciascuna di queste attività sul clima e rappresenta il primo passo per adottare una strategia di riduzione delle emissioni ed eventualmente la loro compensazione attraverso progetti a tutela del clima. Ok, fatta questa premessa che era necessaria, partiamo con il primo dei tre temi che abbiamo individuato, ossia le sfide per i governi. E su questo mi riallaccio e ho trovato veramente illuminante l'intervento del collega, il presidente Botti. Gli strumenti normativi che sono stati adottati sono più di principio, prese di coscienza, campanelli di allarme, che veri e propri strumenti operativi, e sono da ritrovare innanzitutto nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che risale al 1992, e nel Protocollo di Kyoto, che vi è data esecuzione nel 97. Su questa scia poi è stata adottata in Europa la prima direttiva sul clima e l'energia nel 2009, la numero 29, meglio conosciuta come direttiva 20-20-20, perché fissava per il 2020 gli obiettivi di ridurre al 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Lo sprint formale però lo abbiamo avuto solo di recente, ecco, quando abbiamo preso atto e coscienza che il pianeta ci stava dando dei segnali forti e molto chiari, e nel 2015 c'è stato quindi la firma dell'accordo di Parigi e l'impegno formale dei paesi del mondo per limitare il riscaldamento globale a quei più 2 gradi centigradi, con lo sforzo di limitarlo a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali attraverso mitigazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E anche l'intervento legislativo europeo è stato molto più incisivo di recente, come ha avuto modo di esporre egregiamente la collega Dragotta, con l'adozione nel 2020 del Patto Europeo per il Clima, quindi il cosiddetto Green Deal, e di recente, nel giugno 2021, della legge europea sul clima, che ha formalizzato appunto alcuni impegni indicati nel patto europeo, rendendo vincolanti per l'Unione e per gli Stati membri gli obiettivi di riduzione del 55% delle emissioni antropogeniche entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050. In Italia, anche qui la collega è stata bravissima a esporre tutti gli interventi fondamentali. Lato nostro ci permettiamo solamente di porre un accento sullo schema certificativo nazionale dell'impronta ambientale di prodotto, che è stato adottato nel 2015 con il collegato ambientale alla legge di stabilità del 2016. E questo strumento è finalizzato principalmente a promuovere modelli sostenibili di produzione e di consumo, definire modalità efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti made in Italy, associandovi anche aspetti di tracciabilità, di qualità ambientale, di sostenibilità sociale. Vedremo poi nel futuro prossimo che cosa sortirà il PNRR. Ecco, per cui le aspettative sono molto alte, ovviamente. Queste sono per noi le maggiori sfide e le risposte che sono state date a livello governativo e di legislatore, e che mostrano, dobbiamo dirlo, un sempre maggiore e più fitto dialogo istituzionale e comunione di intenti a livello internazionale, appunto, in uno sforzo corale che forse nella storia dell'uomo mai si era visto, e quindi dobbiamo prenderne atto e vederlo assolutamente in positivo. Come abbiamo detto però, la spinta forte verso il cambiamento nei confronti del clima è arrivato non tanto dall'alto, dai legislatori e dai governi come imposizione, ma sta nascendo dal basso come presa di coscienza sociale e richiesta a gran voce, soprattutto da parte dei consumatori e degli utenti finali.
E dalla nostra prospettiva professionale abbiamo potuto assistere alla nascita di un nuovo movimento economico in cui si sono affacciati al mercato e si propongono soggetti che offrono la loro consulenza, la propria esperienza per misurare, per ridurre e compensare le emissioni generate dai privati e dalle aziende. Si punta tantissimo alla promozione di progetti a favore e a tutela del clima, principalmente in paesi in via di sviluppo, ma abbiamo esempi di progetti anche in Italia, e le imprese, abbiamo notato, spontaneamente si aggregano per raggiungere questo obiettivo altissimo che accomuna tutti quanti. E poi sono stati elaborati a livello sovranazionale dei sistemi di scambio affinché i soggetti più virtuosi nella lotta al cambiamento climatico possano aiutare e trainare le realtà meno capaci. E apro brevemente una parentesi sul tema di questa nuova imprenditoria, perché è quello che professionalmente ci ha visti maggiormente impegnati. Ed è stato infatti affiancando una società italiana, figlia di un gruppo internazionale, che abbiamo avuto modo proprio di confrontarci con un nuovo modo di fare business, che sostanzialmente trasforma un risvolto negativo dell'agire umano in uno sforzo positivo. E quali sono queste qualità che abbiamo toccato con mano? Beh, innanzitutto che l'esperto in climate neutrality si pone non come un mero fornitore di servizi che trattiene per sé le conoscenze ed eroga un report poco comprensibile, ma prima di tutto fa formazione, perché la sua attività, se efficace ed efficiente, deve portare il proprio cliente a prendere coscienza dello stato di fatto, del suo stato di fatto all'inizio, ma dello stato di fatto globale, delle azioni possibili concretamente, dei rimedi esperibili per dare il suo contributo al miglioramento del clima. E lo assiste il cliente, non lo mette semplicemente davanti alla situazione e a cosa può fare, ma lo assiste in tutto il percorso di transizione ecologica. E con questo stesso spirito di trasparenza e di collaborazione poi compie anche tutte le operazioni che sono di misurazione delle emissioni, di elaborazione delle strategie, operazioni che sono svolte in maniera matematica e non autoreferenziata, ma abbiamo potuto verificare, sono svolte sotto la sorveglianza di enti di certificazione, quindi enti terzi ed imparziali. E anche la scelta dei progetti a tutela del clima attraverso il quale compensare le emissioni non eliminabili avvengono attingendo ad un bacino certificato. Infine, per chiudere il cerchio delle attività che questo tipo di nuovo imprenditore svolge per i propri clienti, gli insegna anche a come comunicare al proprio mercato gli sforzi che ha compiuto, mettendo a disposizione licenza o marchio registrato e certificato che attesta appunto l'impegno per la tutela del clima. E quindi capite che con tutte queste qualità nuove di questo tipo di imprenditore, il fornitore diventa partner del suo cliente, quindi lo accompagna e insieme arrivano alla transizione green. E quindi da queste esperienze che davanti a noi si è aperta proprio la visione di un vero e proprio nuovo mercato che ha aperto anche nuovi canali di comunicazione, crea nuovi rapporti contrattuali e nuove relazioni, che sono sempre più orientate al lungo termine e non all'antagonismo, alla fiducia reciproca, con anche l'offerta di nuovi servizi e la creazione di partnership verso obiettivi comuni che esulano anche dai modelli di business veri e propri delle aziende. E ovviamente l'avvio di una o più aziende in questo percorso di transizione ecologica trascina con sé inevitabilmente la filiera a monte e a valle, in un circolo che speriamo possa essere sempre più virtuoso di miglioramento collettivo. E di fatto determina anche un vantaggio competitivo per l'impresa green, sia perché riesce a dare ai propri consumatori, ai propri clienti e utenti una risposta soddisfacente, quindi consolida il rapporto e fidelizza la clientela, ma anche nei confronti della pubblica amministrazione. Pensiamo al Green Public Procurement, per esempio. E noi abbiamo provato a pensare a quali possano essere i fattori determinanti di questo cambio di marcia anche tra gli imprenditori, e secondo noi un ruolo fondamentale l'ha giocato la tecnologia,
Pensiamo ad esempio alla mobilità elettrica con tutti i suoi limiti, agli impianti di efficientamento energetico intelligente, le fonti energetiche rinnovabili, i sistemi di economia circolare e rigenerativa. I margini sono altissimi, le potenzialità sono ampie per sviluppare tecnologie green che abbiano al loro interno una propensione verso non la tutela né del mantenimento del clima, ma all'esaltazione dell'ambiente e che possono aiutare nella transizione ecologica. Transizione ecologica che però non riguarda solo l'esterno, ma deve riguardare anche gli stessi operatori di questo mercato. Infatti c'è Jack che ha già deciso di mettersi sulla strada giusta, adottando un codice di autoregolamentazione sulla cui applicazione vigila la Commissione europea. E si tratta del Climate Neutral Data Center Pact, quindi un patto che lega 57 aziende e 22 associazioni di categoria nell'industria del cloud, e tra le aziende possiamo contare IBM, Aruba, AWS, Google, per fare dei nomi altisonanti, e il loro obiettivo è ridurre l'impatto ambientale dei data center, perché chi avrebbe detto che la nuvola inquina, inquina sempre di più, perché sempre di più noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di energia. E quindi l'obiettivo di questo patto è rendere più sostenibili entro il 2030 i data center. Capite quindi quanto è importante sentito il tema della neutralità climatica nel mondo del tech, se questi colossi hanno deciso di darsi da soli delle regole per raggiungere questo obiettivo insieme. Brevemente, come hanno stabilito di raggiungere la neutralità, hanno deciso di fissare degli obiettivi misurabili, misurabili e verificabili dalla Commissione. Vogliono arrivare ad acquistare energia derivante al 100% da fonti rinnovabili, elaboreranno dei metodi per la conservazione dell'acqua che sono necessari per il raffrescamento dei server, ma sappiamo quanto sia importante questa risorsa. E il riutilizzo e la riparazione dei server in ottica di economia circolare e lo studio coordinato per capire come riciclare il calore generato da questi centri. E quest'ultimo obiettivo ci dà l'assist per collegarci a un altro tema che ci sta molto a cuore, che è quello della company collaboration, che può giocare sicuramente un ruolo fondamentale nella transizione ecologica, perché banalmente pensiamo semplicemente al mettere al fattor comune risorse di ricerca e sviluppo nell'ambito green, non solo può amplificare i risultati, ma sappiamo come tutte le contaminazioni potrebbe portare a risultati inaspettati. E anche per esempio la creazione di supermarchi per attestare l'impegno concreto delle imprese aderenti a favore del clima ne amplifica la risonanza. E quindi, da quello che vi abbiamo raccontato velocemente, capiamo bene quali possono essere le sfide per l'imprenditoria moderna, in cui sono molteplici, importanti e gettano di fatto le basi per ottenere, se lo vogliamo, un futuro migliore. Così, venendo al terzo punto e ultimo del nostro intervento, se è vero che esistono imprenditori nuovi, è necessario che anche il professionista che li assiste si evolva e si trasformi. Perché se il ruolo del nostro cliente nei confronti dei propri clienti è diverso, allora se la relazione non è più una fornitura, un'erogazione di un servizio, ma una relazione di lungo periodo, anche il contratto banalmente che lega le due parti non può essere quella di mera fornitura, ma deve avvicinarsi più a un percorso di company collaboration e di partnership. E anche in questo senso si riequilibrano i rapporti, se il rapporto è una collaborazione e non è un antagonismo, anche noi che lavoriamo sul contratto non dobbiamo lavorare per spingerci a puntare la clausola più vantaggiosa possibile per la nostra parte, ma dobbiamo trovare quella che contempera le reciproche posizioni per raggiungere efficacemente la finalità comune. E ci siamo spinti ancora oltre, ed è la nostra ultima riflessione, per interrogarci insieme al cliente quali fossero i bisogni, le necessità e i punti critici da affrontare, nell'ottica non già del mero interesse del cliente, ma il nostro focus è stato qual è il bisogno, la necessità del cliente, del nostro cliente. Dobbiamo realizzare la felicità dell'end user.
E quindi, come abbiamo detto all'inizio, non siamo di certo contenti della situazione di sofferenza in cui si trova il nostro pianeta, ma è evidente che il cambiamento è in atto ed è tutto ciò sicuramente molto stimolante anche per noi professionisti e per il nostro modo di svolgere la nostra professione, e dobbiamo sapere essere in grado di raccogliere la sfida di questo cambiamento. Grazie, passo la palla. Io voglio semplicemente concludere, è ottimo che la collega Beatrice abbia un po' chiuso il suo intervento parlando dei professionisti, perché abbiamo visto che le imprese si stanno già mettendo in gioco, non aspettano la normativa ma si stanno autoregolamentando e sottoponendo a delle verifiche e dei controlli, e noi professionisti dobbiamo fare sicuramente la nostra parte, dobbiamo tirare fuori anche, diciamo, le competenze di soft skill, non soltanto quelle di hard skill. Vorrei concludere, diciamo, questo nostro intervento con l'auspicio di poterci trovare non da qui a qualche anno ma da qui a qualche mese e poter parlare non soltanto di iniziative dirette a neutralizzare le emissioni inquinanti, ma anche di interventi che siano normativi o anche semplicemente pubblici o privati, però volti alla rigenerazione di natura, alla sua produzione o riproduzione. Noi vorremmo andare ancora oltre rispetto alla pianificazione e all'anticipazione, ma il nostro desiderio sarebbe quello che si miri non soltanto a cancellare nel più breve tempo possibile l'impronta carbonica inquinante dell'uomo, ma a rendere l'uomo fautore di una rinnovata primavera della Terra. E con questo abbiamo terminato, grazie. Grazie, molto bene. E adesso sono molto curioso, diciamo, di questo, della prossima relazione, che tratta di un fenomeno che viene definito come ecologismo o ambientalismo di facciata, e quindi lascerei la parola al collega Donato Nitti. Grazie all'Avvocato Cavuoti e grazie al Presidente Galletti per questo nuovo invito ad un convegno così interessante. Oggi è particolarmente interessante. Vorrei estendere il ringraziamento anche ad Alessandro Botti, perché ha fatto un intervento meraviglioso. Sembrerebbe quasi che ci fossimo messi d'accordo prima, ma ci siamo conosciuti oggi, perché io dirò delle cose che probabilmente faranno eco, ovviamente non con la sua capacità espositiva su un tema così complesso, ma io volevo partire, no, prima di aver sentito l'intervento del collega Botti, dal rapporto tra diritto dell'ambiente e diritto d'impresa, e avevo cercato di immaginare quali potessero essere i punti di contatto e i punti di sovrapposizione. Però quello che ha detto oggi il collega Botti mi dà la possibilità di far riferimento ad una questione metagiuridica, anzi pregiuridica, che è il fondamento del diritto dell'ambiente. Perché noi oggi ci stiamo preoccupando sempre di più, al di là del fatto che ci rendiamo conto che l'ambiente ci sta sfuggendo di mano? Ma in realtà è un problema di etica e quindi di filosofia del diritto. E infatti cercavo il modo di inserire all'interno di questo intervento, e l'Avvocato Botti mi ha dato la possibilità di farlo, una citazione di un filosofo che mi piace molto, è Hans Jonas, un allievo di Heidegger, che si è occupato appunto di filosofia della natura, e in un libro fondamentale del 1979, Il principio responsabilità, dove in sintesi ci dice che l'uomo deve prendere coscienza delle conseguenze future del suo comportamento e quindi deve costruire un'etica della responsabilità finalizzata a non distruggere la Terra e l'universo, nella prefazione dice queste parole: ciò che l'uomo è oggi in grado di fare è nell'irresistibile esercizio di tale facoltà è costretto a continuare a fare. L'imprenditore si trova in un circolo vizioso talvolta, no? E ha necessità di produrre, ha necessità di fare utili. Ci sono le società benefit, ma le società benefit sono un fenomeno moderno, piuttosto recente. Tutto questo comporta che vi sia una dicotomia e una contrapposizione tra quello che è l'apparente interesse immediato dell'imprenditore e l'interesse di lungo periodo del genere umano, ma anche dell'imprenditore in quanto essere umano.
E quindi il diritto ha cercato di reagire, come ha cercato di reagire a tanti fenomeni della tecnica. Tutta la filosofia del Novecento è incentrata essenzialmente sulla risposta alle conseguenze della tecnica. In verità, quando noi vediamo, ci avviciniamo al fenomeno del greenwashing, pensiamo che sia un fenomeno piuttosto recente. Ho fatto una ricerca in rete, alcune degli articoli dicono che prima del 2014 non esisteva una legislazione in Italia sul tema. Non è vero. In realtà il tema è frequentato dal diritto, è gestito dal diritto da tanto tempo, al di là dell'articolo 2043 del Codice Civile. Il diritto, per esempio, pensate a quello che succede nel diritto dei marchi. Il marchio decettivo è nullo e ci sono delle pronunce fin dagli anni 90. La decettività del marchio è studiata più che altro dal punto di vista della decettività della provenienza geografica, ma in realtà il marchio decettivo è ingannevole e quindi nullo, oppure se la decettività è successiva, anche nel momento in cui inganna il consumatore sulle qualità o sulla natura del prodotto. Per esempio c'è il caso Cotonella del, mi pare fosse 1996, in cui questo marchio è stato dichiarato nullo dalla Cassazione perché dice la Cassazione, assegnava al prodotto un contenuto merceologico inesistente capace di determinare una scelta distorta, sentenza del 1996, quindi presumibilmente la causa di merito sarà iniziata negli anni 80, visto i tempi della giustizia. Sentenza del 2009, marchio Bioene, dice la Cassazione: la forte portata semantica ed evocativa del termine bio induceva il consumatore di media diligenza a credere che i prodotti caratterizzati da quel marchio fossero prodotti con metodo biologico. Siamo nel 2009, quindi ancora qui questa causa di merito sarà iniziata negli anni 90. Troviamo le radici nella filosofia di Jonas e di altri filosofi del Novecento, ma insomma la sensazione è che finalmente qualcosa si stia muovendo. Allora è fondamentale la formazione delle nuove generazioni, perché oggi anche i giovani si rendono conto che le 8 miliardi di bottiglie di plastica sono un problema. Adesso stiamo passando dalle bottiglie di plastica alle caraffe con i sistemi di depurazione dell'acqua del rubinetto per le città che non sono fortunate come Roma, dove l'acqua è buona, certamente è importante nel lungo periodo. Nel breve periodo il diritto sta cercando di reagire, abbiamo visto, ha reagito già tanti anni fa con il marchio decettivo, ha reagito con la disciplina della concorrenza sleale, perché l'imprenditore poteva fare causa al proprio concorrente sulla base dell'articolo 2598 numero 3, ha reagito con il codice del consumo e ancora prima 1992 con la legge sulla pubblicità ingannevole. Poi nel 2007 è stata separata la pubblicità dalla pubblicità che possono azionare i concorrenti da quella che possono azionare i consumatori. E se noi facciamo sul sito dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato inseriamo con la chiave di ricerca Green Claims, troviamo 7 pronunce, se non ho fatto male i conti, dal 2012 ad oggi. 2 di queste pronunce sono riferite specificamente al greenwashing e anche qui abbiamo una piccola sanzione irrogata nel 2013, anche qui per un marchio, una sanzione invece molto importante irrogata nel 2019 un'altra volta per un altro marchio. L'uso del marchio nella pubblicità ovviamente è uno strumento fondamentale. La sanzione del 2013 era relativa a un marchio di qualità. All'epoca ancora non esisteva, avevamo soltanto il marchio collettivo in Italia. Ora, dopo la direttiva del 2018, si è separato marchio collettivo e marchio di certificazione, quindi i problemi potrebbero essere leggermente diversi, ma insomma la sintesi è sempre la stessa, e avevamo questo marchio Naturae. Nel 2019 Eni viene sanzionata con una sanzione importante, che è stata ovviamente giustamente impugnata al TAR Lazio, il procedimento è pendente, per la pubblicità del carburante Eni Diesel, laddove una delle contestazioni che veniva sollevata nei confronti di Eni era che il marchio che contraddistingueva il 15% di questo carburante, che era un additivo, era il marchio Green Diesel, marchio registrato, e qui si diceva appunto che anche questo, l'uso della parola green, era scorretto, proprio perché effettivamente non era
intendeva, lasciava intendere al consumatore un ridotto impatto ambientale da parte di questo prodotto. Ora, se voi vedete quello che ha detto la Commissione Europea, che ha pubblicato un rapporto il 28 gennaio di quest'anno sullo screening dei siti web, ecco, la vediamo ancora come quella frase di Jonas che citavo prima, che l'uomo deve continuare a fare, è irresistibilmente preso nel continuare a fare quello che può fare, lo vediamo anche nella comunicazione. Per esempio, dice la Commissione Europea che il 42% dei siti web che sono stati esaminati nell'ambito di questa indagine contiene affermazioni esagerate, false o ingannevoli in materia ambientale. Addirittura nel 59% dei casi, questo è il comunicato stampa della Commissione Europea, quindi sono dati ufficiali, nel 59% dei casi il commerciante non aveva fornito elementi facilmente accessibili a sostegno delle sue affermazioni. Quindi qui noi siamo di fronte ad una situazione nella quale, da un lato, le associazioni dei consumatori devono reagire, per esempio il caso Green Diesel è stato avviato da un esposto di una o due associazioni dei consumatori, dall'altro sono anche i concorrenti, il private enforcement è importantissimo, chi si occupa di diritto della concorrenza sa che il 95% delle azioni negli Stati Uniti sono azioni di natura privata, l'autorità regolatoria non ha mai le risorse per poter colpire tutti i comportamenti illeciti o al limite del lecito. Soltanto il private enforcement, e allora l'azione di classe sarebbe importante, soprattutto se fosse riformata in un senso al quale in Europa probabilmente non arriveremo mai, quindi l'azione opt-out, sarà comunque importante che da un lato le associazioni dei consumatori, dall'altro i concorrenti reagiscano nei confronti dei comportamenti illeciti, perché soltanto tramite un effettivo private enforcement delle varie norme che consentono la tutela ambientale sarà possibile migliorare. Dall'altro lato è il momento della formazione essenziale. Noi dobbiamo investire sulla formazione degli avvocati, perché giustamente gli avvocati in questo modo possono consigliare i propri clienti. Non voglio dire inventare delle cause, perché questo è brutto, ma far capire quali sono le possibilità di tutela, perché ci sono certe aree del diritto che sono conosciute anche dall'uomo della strada, quindi so benissimo che se ho un incidente stradale devo avere il risarcimento del danno. Non tutti sono in grado di capire che se esiste un danno ambientale posso tutelarmi, e quindi è fondamentale la formazione degli avvocati, è fondamentale, io credo, questo protocollo che l'Associazione Ambiente Mare fa con il Consiglio degli Avvocati, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e spero che questo possa essere esteso anche ad altri ordini territoriali sul territorio nazionale. E quindi ecco, questo io direi che le interferenze tra il diritto ambientale, il diritto d'impresa e il diritto dei consumatori sono importanti e significative, e ci conducono ad una maggiore responsabilità, che può essere appunto fondata sul principio di responsabilità che Jonas teorizzava già nel 1979 e che dovrebbe essere un po' la guida per tutti noi per questo sviluppo futuro del diritto ambientale. Diritto ambientale che speriamo non abbia la sorte del diritto tributario e diritto previdenziale, perché in effetti quei continui rimandi rendono difficilmente gestibile. In realtà basterebbe lavorare sulle clausole generali, il 2043 è più che sufficiente, no, per gestire tutta l'area della responsabilità civile, quindi, però quello è ovvio che genera il problema di lasciare spazio alla, come dire, quella funzione di supplenza che è stata lasciata negli anni alla magistratura, che a volte è stata esercitata in maniera egregia, penso al danno alla salute, ma che poi dopo il legislatore giustamente vuole arrogare a sé e riprendere in mano. Il problema della qualità della normativa italiana e della complessità della normativa italiana è tale, ma anche questo è un problema di formazione che speriamo con queste iniziative di risolvere magari nel lungo periodo. Grazie all'interessante relazione del collega Nitti, e adesso lascerei la parola ad Arturo Lavalle, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Assirrete, un'altra associazione che partecipa a questo evento e il quale tratterà gli aspetti economici, appunto, del passaggio anche da un'economia cosiddetta lineare ad una economia cosiddetta circolare, e in questo senso chiederei anche l'importanza delle reti di impresa in questo approccio di ragionamento. Grazie. Sì, innanzitutto buongiorno, buon pomeriggio quasi a tutti.
Ringrazio ovviamente il Presidente Galletti e in particolare Giuseppe Cavuoto per l'invito. Io mi sembra che sia l'unico ad avere delle slide, comunque provo a farvele vedere in maniera da accompagnare il mio intervento, che come diceva Giuseppe, diciamo, non è proprio nel merito dell'aspetto legale, ma sono più delle riflessioni di carattere generale. Secondo che... Allora... Si vedono le slide? Scusa, mi devo confermare. Secondo me. Sì, mi date conferma? L'avevo fatto anche prima, c'era qualche problema. Nulla, chiedo scusa per il ritardo. Allora. E, come dicevo, insomma, l'intervento non sarà specificamente sull'aspetto legale, sugli aspetti legali, ma è più una riflessione di carattere generale e vorrei iniziare appunto da una notizia che risale a qualche mese fa, insomma, una decina di mesi fa, quando è stato definito un accordo al quale si lavorava da tempo e che poi finalmente poi è arrivato alla firma. Il 15 novembre, dove dovrebbe essere il 2020, è stato siglato infatti un accordo tra le principali economie orientali, all'eccezione di India e Oceania, che hanno sottoscritto il Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, che è un accordo commerciale di libero scambio che ha l'obiettivo proprio di facilitare l'espansione del commercio e degli investimenti in Oriente, tenendo conto anche ovviamente della varietà e diversità dei vari paesi, tra appunto le economie di quell'area. L'accordo ha creato una area di cooperazione economica di 2,2 miliardi di persone che producono il 30% e il 27,4%, il 30% del PIL e il 27,4% del commercio globale, coprendo il 50% della produzione manifatturiera, sempre a livello globale, il 50% di quella automobilistica, il 70% della produzione elettronica e attualmente un'area che attrae il 24% degli investimenti diretti esteri. Peraltro forse anche grazie a una strategia di contenimento del virus, del coronavirus, quantomeno in una prima fase che ha avuto più successo rispetto a quella occidentale. Sebbene l'accordo non comporti la creazione di un'area di libero scambio, di un blocco di libera circolazione, potrebbe essere appunto l'Unione Europea o comunque anche l'accordo nordamericano tra Stati Uniti, Messico e Canada, tuttavia costituisce un passo importante per l'integrazione e lo sviluppo di un'area che vede coinvolte alcune tra le principali economie mondiali, o comunque le future economie mondiali, fonti di materie prime e anche diciamo, un'area coinvolta in processi produttivi di prodotti finiti e semilavorati che sono importanti anche per i nostri mercati. Abbiamo visto adesso il problema che c'è con i microchip per la produzione automobilistica. Per cui tutto ciò sta portando a un ripensamento delle supply chain di beni, prodotti o provenienti comunque da quei paesi, la rivisitazione anche delle strategie produttive e commerciali dei nostri operatori di approvvigionamento, di carattere logistico, eccetera, in vista proprio della piena operatività di questo accordo.
Ora, indipendentemente dai risultati che verranno prodotti e dall'effettiva implementazione di questo accordo, quello che ovviamente emerge è un'ulteriore conferma, qualora ne fosse necessario, del progressivo e inesorabile spostamento dell'economia e della geopolitica mondiale verso est, quindi del passaggio tra l'era atlantica a quella asiatica, che certamente lo porta. No. È la seconda e sono ancora qui. Ah, ok, io sono la seconda in realtà. La vedi adesso? Lo faccio subito. Era su questa. Comunque che riporta fondamentalmente dei dati che avevo affrontato. Continuo? Dunque, dicevo, c'è questo spostamento verso est, insomma, che è sempre più forte nello scenario globale. Ovviamente, dal punto di vista, in particolare dell'Europa, che il blocco che ci interessa di più, rimanere competitivi diventa sempre più difficile. Lo è per le grandi imprese, lo è ancora di più ovviamente per le piccole, medie e micro aziende. È stato già ampiamente riportato precedentemente, in particolare già in apertura dall'avvocato Dragotta, il Green Deal. L'Unione Europea ha avviato una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società dotata di un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 ambisce a non generare più emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita dovrebbe essere dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal, anche questo è stato già evidenziato, si basa su tre pilastri fondamentali, quindi transizione verde, trasformazione digitale ed economia circolare, e anche dopo il Covid gli obiettivi di questa strategia europea sono rimasti pressoché immutati. Quello che è cambiato è che la pandemia ha portato poi alla creazione, come sapete, appunto di uno strumento che è il Next Generation EU, a cui si accede attraverso i piani nazionali di ripresa e resilienza, che peraltro sono ormai in attuazione. L'Italia stessa ha già ricevuto la prima tranche di finanziamento. Quindi uno dei pilastri della strategia europea è appunto l'economia circolare. Tuttavia, passare da un modello economico lineare, ecco un po' quello che aveva anticipato già Giuseppe Cavuoti, basato sulla disponibilità di grandi risorse, in alcuni casi anche a basso costo, e anche sul consumo di energia a basso costo, che poi vengono eliminate alla fine del ciclo produttivo, ad un modello invece che si basa sull'efficienza nell'utilizzo delle risorse, su nuovi modelli di gestione, su nuovi modelli di consumo, di business aziendali, con orizzonti temporali sicuramente più estesi e con anche il coinvolgimento di molteplici attori che devono innescare dei processi più cooperativi, ovviamente è una cosa tutt'altro che facile. E a questo si aggiunge anche ovviamente la necessità di una forza lavoro qualificata, con delle competenze specifiche e talvolta nuove, anche nell'ultimo intervento, relativamente al profilo dell'avvocato, giustamente si faceva riferimento all'importanza della formazione. E importanza che peraltro si evidenzia anche rispetto poi alle nuove tecnologie abilitanti, che sicuramente svolgono un ruolo importante anche all'interno dei processi di economia circolare, e questo lo ricordava infatti anche l'avvocato Garaffa, facendo l'esempio appunto della blockchain.
Cambiare mentalità, però cambiare modelli di business, soprattutto per le PMI con risorse limitate, con tempi limitati, ovviamente, come dicevamo, non è semplice, per cui spesso questo richiede una collaborazione con altre società, con enti di ricerca, autorità pubbliche e così via. In uno studio effettuato da un'importante università finlandese, l'Università di Aalto, molto recente, si evidenzia che sono tre le principali aree di sfida per la transizione alla circolarità, ovvero l'assenza di informazioni. In linea generale, l'economia circolare presuppone uno scambio tra chi produce e chi riutilizza un rifiuto o uno scarto di materiale. Molto spesso le opportunità sono maggiori tra industrie e filiere differenti, come nel caso ad esempio della produzione di bioenergia da rifiuti alimentari. Purtroppo però nella maggior parte dei casi la comunicazione tra industrie risulta essere alquanto difficoltosa, e questo è dovuto soprattutto al fatto che le imprese sono concentrate essenzialmente su ciò che producono. L'altro aspetto è l'assenza della dimensione richiesta. Spesso i ridotti flussi di materiali non raggiungono un sufficiente dimensionamento per i sistemi circolari e quindi non risultano poi utili alle imprese. E infine, intraprendere un progetto di economia circolare prevede un grosso sforzo di impegno nella creazione di reti e connessioni. La stessa ricerca evidenzia tre possibili soluzioni. La prima è quella ovviamente di adattare le proprie attività in un'ottica di collaborazione con gli altri attori. L'adeguamento potrebbe comportare l'assunzione di nuovi ruoli e anche una maggiore apertura ovviamente alla condivisione di informazioni sulle risorse, come ad esempio quella relativa alla composizione di volumi e di materiali. Addirittura la collaborazione tra diversi soggetti potrebbe portare all'apertura di nuovi mercati, ancora inesplorati fino a quel momento. Ciò che è importante ovviamente è la costruzione di aggregazioni formali tra le organizzazioni che possono portare anche alla creazione di organi decisionali partecipativi o alla condivisione anche di spazi per la sperimentazione di processi di economia circolare e quindi di conseguenza l'apertura a nuove modalità di collaborazione e a una mentalità che deve essere implementata, diciamo, in un'ottica di sistema. I risultati della ricerca mostrano quindi che la collaborazione a livello sistemico è necessaria per l'economia circolare, quindi è fondamentale migliorare le capacità collettive dell'intero sistema attraverso una collaborazione profonda e diversificata tra i partecipanti, che può comportare la condivisione di strumenti, informazioni, infrastrutture, attrezzature che sono tradizionalmente tenute in-house. Infine, la ricerca dimostra che l'economia circolare non si riduce in una strategia di risparmio dei costi dovuta a un uso efficiente delle risorse, ma può generare crescita economica e occupazionale attraverso la creazione di reti interorganizzative che sono in grado poi di favorire lo sviluppo di un virtuoso processo di continua innovazione. Per cui, per competere sugli scenari competitivi, sugli scenari globali, per essere competitivi, per adottare nuovi modelli di business che siano sostenibili e duraturi, occorre che le imprese siano sempre più in relazione e connesse. Quindi fare rete può essere la chiave, soprattutto per le realtà molto piccole. E in questa ottica ovviamente il contratto di rete può essere una delle forme che maggiormente, grazie anche all'agilità, alla dinamicità dello strumento, ma forse anche all'innovatività rispetto anche ad altre realtà, ad esempio anche internazionali, che può essere una risposta ai mutamenti repentini del mercato. Rispetto ad altre forme di aggregazione, infatti, i contratti di rete presuppongono magari una visione d'insieme e anche il lavoro a un progetto comune che le imprese sono disposte a dichiarare in maniera pubblica attraverso ovviamente un contratto. Chiaramente questa è la forma, diciamo, di implementazione più auspicabile.
E qui in questa slide vedete, rispetto anche a, a una letteratura piuttosto cospicua sul tema, come le reti, quali sono ovviamente i benefici che le reti possono apportare, quindi fare massa critica, avere un know-how maggiore che permetta effettivamente, ad esempio, di recepire e implementare le tecnologie abilitanti, magari una piccola impresa da sola non riesce a farlo, il discorso relativo anche alle competenze lo vedremo a brevissimo, stare insieme ovviamente può portare a un miglioramento anche delle competenze dei singoli che partecipano all'aggregazione e di conseguenza ovviamente anche la condivisione di standard produttivi e tecnologici, il raggiungimento di economie di scala e ovviamente, anche secondo lo studio di Confindustria, l'adozione di modelli circolari. Come vi dicevo, le competenze sono fondamentali, qui c'è un piccolo accenno a una delle figure che potrebbero essere coinvolte in un discorso di rete impresa per l'economia circolare, cioè l'importanza del manager di rete circolare o delle imprese, manager di rete di imprese circolare. Queste sono le principali caratteristiche che il Forum, che è il servizio vallone belga per l'impiego e l'occupazione, ha identificato come skill fondamentali per una figura di questo tipo. Quindi una figura deve essere in grado di poter analizzare il contesto di riferimento dei vari ecosistemi, sia dal punto di vista normativo che istituzionale, che sia in grado di fornire un supporto ai processi di decision making appunto delle reti, che possa essere in grado di identificare le varie opportunità sia a livello di singoli sia a livello di rete in generale, che sappia ovviamente come gestire i progetti, prima si faceva riferimento anche alla capacità progettuale dal punto di vista giuridico, e infine ovviamente che sappia anche come comunicare ciò che viene fatto. Per concludere, sperando di essere rimasto nei tempi, quello che abbiamo visto è che esiste appunto una strategia europea e anche nazionale a questo punto, in cui uno dei pilastri ovviamente è l'economia circolare. Lo scenario internazionale è sicuramente incerto, complesso e molto competitivo, anche alla luce dei vari assetti che si stanno formando in aree del mondo demograficamente ed economicamente più dinamiche della nostra, abbiamo visto in apertura. E infine il tessuto produttivo italiano sconta sempre un gap importante dal punto di vista del dimensionamento, soprattutto ovviamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che sono ovviamente il più del 90% del nostro corpo aziendale. Quello che occorre è un'organizzazione sistemica che permetta di reagire velocemente ai mutamenti in atto, che permetta di ridefinire il proprio posizionamento, riconfigurando la propria catena del valore sia dal lato qualitativo del prodotto o servizio offerto, sia dal lato dell'inserimento in filiere più ampie, sfruttando al meglio ovviamente i vantaggi appunto che possono venire, i vantaggi e potenzialità che possono venire dalla circolarità. Questo lo si può fare solo attraverso un modello di aggregazione valido, che può essere costituito dalle reti di impresa, cioè un modello di aggregazione che abbia una visione d'insieme e che proponga un progetto comune, in maniera tale che i singoli appartenenti alla rete pensino e agiscano come un sistema e non soltanto come soggetti individuali, abbracciando ovviamente quello che è il nuovo concetto dell'open innovation. Ovviamente per fare questo serve però una mentalità differente, passando da una cultura del possesso a quella dell'accesso, che appunto è alla base del concetto di open innovation. Senza questa comprensione, senza questa consapevolezza, che è essenzialmente culturale, il futuro per le nostre PMI sicuramente sarà in salita. Grazie. Grazie al dottor Lavalle.
E quindi, accingendomi a lasciare la parola al consigliere Irma Conti, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e responsabile della Commissione del diritto, di diritto penale, vorrei fare questa riflessione. Personalmente sono sempre molto critico nelle attività che mi vedono coinvolto, in questo caso poi non tanto, anzi, non come relatore, ma come ideatore del, diciamo, del convegno, nella selezione del tema e nella costruzione poi dei diversi interventi. Però devo fare un'eccezione oggi perché, francamente, sia per la capacità divogata, sia per la chiarezza espositiva, sia per la fluidità, diciamo, dei temi trattati, non so se il Presidente è d'accordo, personalmente sono, direi, mediamente soddisfatto, che già è tanto rispetto appunto alla premessa. E quindi all'avvocato Conti adesso il compito delle conclusioni. Il grato compito delle conclusioni in questo contesto. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, buona ripresa. E questo convegno, tra l'altro, cavalca l'onda emotiva perché tutti quanti noi abbiamo ancora in mente i ricordi della vicina estate, quindi mari blu, verdi, acque profonde, montagne. E su questo direi di dover continuare per colmare quel gap culturale che diceva anche il professore e collega Botti, un gap culturale che ha dato anche un impulso con la sua testimonianza, con la sua relazione, perché dobbiamo proteggerlo, quello che abbiamo vissuto quest'estate, dobbiamo proteggere l'ambiente, è una visione strategica, nevralgica quella a cui dobbiamo accedere. E con il Presidente Galletti, se oggi siamo qui, ovviamente con la massima felicitazione per le relazioni, è che perché anche gli avvocati hanno nell'esercizio della nostra funzione un ruolo importante. Io, come diceva il collega Giuseppe Cavuoti, al quale veramente sono grata per aver organizzato questo incontro, mi occupo di diritto penale e anche nell'esercizio della nostra funzione, quindi con una condotta riparatoria, abbiamo effettuato, risolto bonifiche per imprese che avrebbero portato a degli effetti ancora per anni, invece in 6 mesi abbiamo concluso dei procedimenti, perché può capitare, è capitato. Anche la 231, responsabilità penale delle società, tra i reati presupposti ai reati ambientali da qualche anno, quindi l'attenzione deve essere massima, ma questo è un approccio repressivo e mi auguro sempre di più per il passato. Guardando al futuro, abbiamo il Presidente del Governo, Mario Draghi, nel discorso di insediamento per la fiducia del Governo, ha parlato proprio dell'ambiente e quindi questo è un orgoglio italiano, ma direi anche poi si cala in un contesto europeo per il goal green a cui dobbiamo tendere. Il 9 giugno 2021, quindi di recente attuazione, il Senato ha approvato una legge di modifica costituzionale, la numero 83, che reca poche modifiche sostanzialmente, direi parole, che però cambiano molto la visione e la presa di posizione dell'Italia. È una legge che soprattutto nell'ambito del percorso evolutivo del concetto di ambiente che è stato finora delineato nelle precedenti relazioni e della tutela crescente che è stata accordata nel nostro ordinamento alla tutela dell'ambiente. E allora chiudo per cercare di rimanere e prendere parole sicuramente più auliche delle mie con le parole proprio del Presidente Draghi, cioè vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. E allora anche col nostro impegno, e oggi la testimonianza del Consiglio dell'Ordine lo è, organizzeremo un ciclo ormai con la Commissione di diritto penale, proprio di tutela dell'ambiente, di applicazione normativa, di formazione per i nostri colleghi, perché è vitale. Grazie e complimenti. Io prendo solo un attimo la parola ancora perché porto i saluti doveroso del direttore generale di Rete Impresa, dottor Carlo Larotonda, il quale non ha potuto intervenire per un impegno che lo ha in qualche modo appunto limitato molto, sarà alle prossime e quindi personalmente ringrazio tutti i relatori. Grazie, davvero grazie a tutti. Tra i vari meriti c'è anche quello di aver
completato i lavori perfettamente in tempo, che è una rarità, quindi nonostante non c'è nemmeno stato bisogno di richiami ai tempi da parte dell'amico Giuseppe Cavuoti, quindi grazie di cuore a tutti. Tra l'altro il Presidente Botti di Ambiente Mar Italia ci ha proposto la stipula di un protocollo con l'Ordine degli Avvocati in materia di formazione ambientale e io credo che lo porterò in consiglio di qui a breve, in modo tale che contiamo di firmarlo a brevissimo, fatti ovviamente i piccoli passaggi formali che il ruolo istituzionale ci impone. Quindi grazie davvero, mi fa particolarmente piacere aver visto tanti colleghi impegnati in questo settore, in questo ambiente, perché come è stato detto fino adesso credo che davvero possiamo dare un contributo significativo. Grazie e buon lavoro a tutti.